Hai finito il cibo per gatti, salti in macchina e 15 minuti dopo, quando rientri trafelato a casa, trovi Shadow che sgranocchia il cavo del tuo portatile. Luna e Bella stanno giocando con il rotolo di carta igienica, ormai srotolato per tutta casa. Milo sta facendo cadere la collezione di statuette di gatti dallo scaffale. E Captain Snuggles fa le fusa e ti sorride. Ah! Devi essere impazzito! A cosa stavi pensando quando hai deciso di prendere 5 gatti? Forse non sai che i gatti sono in grado di ricreare, con la bocca e le mascelle, quello che per noi umani è simile a un sorriso. Gli angoli delle loro labbra si alzano scoprendo i denti. Non lo fanno in risposta ad una tua battuta, scherzo o per esprimere felicità. I gatti sorridono quando sentono nell'aria qualcosa di interessante o sgradevole. Sono dotati di un recettore in più che gli permette di percepire segnali che gli umani non possono. Per esempio, i feromoni che altri gatti lasciano per marcare il loro territorio. Possono anche farlo vicino alla ciotola del cibo per controllare l'aria e vedere se il cibo è sicuro da mangiare. Un gatto intrappola le particelle invisibili nell'aria con la lingua e le sposta sul palato per farle analizzare da quel recettore sensoriale extra. Arriccia le labbra, inclina la testa e strizza gli occhi. Tutto questo movimento sembra un sorriso felino. Alcuni gatti hanno addirittura un sorriso permanente a causa della forma della loro bocca. In questo caso il sorriso non ha alcun significato segreto. I gatti hanno altri modi, oltre al sorriso, per esprimere fisicamente felicità e affetto. Uno di questi è noto come lento ammiccamento o bacio del gatto. Quando i gatti vogliono sorridere, restringono gli occhi e vi guardano con gli occhi semichiusi. Nel mondo dei gatti, questa è la più alta forma di fiducia. Se sono pronti a chiudere gli occhi in tua presenza, significa che sanno che non rappresenti assolutamente una minaccia per loro. Quando lo fanno, si aspettano che anche tu gli sorrida, a modo loro, per mostrargli che provi lo stesso. Questa è una grande occasione per creare un legame. Possiamo anche dire che il gattino è felice quando le orecchie sono rivolte in alto e la coda si muove un po' dalla base alla punta. Il pelo è liscio e piatto. Se fa le fusa e ti mostra il pancino, deve essere molto felice e si fida molto di te. La pancia è il loro punto più vulnerabile. I dotti lacrimali dei gatti possono produrre vere e proprie lacrime, ma non piangono mai per ragioni emotive. Succede solo a causa di un'allergia, di condotti lacrimali intasati, detriti negli occhi o altri problemi legati alla vista. Se avete iniziato a usare un nuovo detergente o pulitore per tappeti e il vostro micio piange, potrebbe essere dovuto alle sostanze chimiche e agli allergeni che il detergente diffonde. I gattini intelligenti riescono a produrre suoni simili al pianto quando non ricevono abbastanza attenzioni da parte tua. Sanno che il proprietario non sopporta quei suoni e li accarezzerà immediatamente. Se vuoi giocare d'anticipo, programma il tempo di gioco con il tuo micio ogni giorno, ma fallo solo quando è tranquillo, altrimenti piangerà continuamente. Quando un gatto si sente veramente giù, perde l'appetito e l'interesse per i suoi giochi preferiti, si nasconde da te, graffia i mobili o urla, sempre senza lacrime. Anche con una ciotola piena d'acqua, Captain Snuggles non può resistere al suono di una goccia che cade dal rubinetto. I gatti hanno ereditato il loro amore per l'acqua corrente dai loro antenati. In natura l'acqua stagnante ha alte probabilità di contenere qualcosa di nocivo. Inoltre, nonostante siano dotati di una eccellente visione notturna, i gatti difficilmente riescono a vedere l'acqua stagnante. Trovano una fonte d'acqua grazie al loro udito sviluppato. Se provi a metterli di peso vicino alla ciotola dell'acqua, potrebbero sentirsi vulnerabili dando le spalle agli altri gatti e all'intera stanza. Inoltre, i baffi che sfiorano il bordo della ciotola non provocano la migliore sensazione possibile. L'acqua del rubinetto è più fresca, più pulita e più sicura. Inoltre, è molto divertente giocarci. Se non condividi l'entusiasmo, compra al tuo micio una fontana per animali. I morsi d'amore sono uno dei modi in cui i gatti mostrano quanto ti adorano. Quei morsi delicati che non rovinano la pelle gli ricordano quelle volte che la loro mamma gatta li mordicchiava mentre gli faceva la toiletta. Se stai accarezzando il gattino da un po' e lui inizia a muovere la coda o a fissare intensamente, i morsi d'amore potrebbero essere un segnale per dirti di smettere. I gatti hanno follicoli piliferi sensibili e una pressione eccessiva può provocare disagio. I gattini iniziano a masticare i cavi elettrici per curiosità. Un
po' come i bambini. Se il risultato è stato soddisfacente per loro, la prima volta sicuramente torneranno a farlo. Puoi spruzzare sui cavi una sostanza profumata, agrumi e mela amara sono le migliori, o avvolgerli in una protezione di gomma per interrompere questa pericolosa abitudine. Se il tuo gatto anziano, che non l'ha mai fatto prima, inizia a masticare i cavi, potrebbe trattarsi di un problema dentale. I gatti impazziscono quando vedono un cetriolo perché assomiglia moltissimo al loro nemico numero uno, il serpente. Sono naturalmente programmati per saltare in aria quando devono proteggersi da un morso. Tutto ciò che assomiglia a un serpente, dai giocattoli alle melanzane, provoca una reazione simile. Quindi non mostrargli mai cose del genere per divertimento. Può influire molto sulla loro salute mentale. Al tuo micio piace bere dal gabinetto perché crede che l'acqua lì dentro sia più buona. Vai a capire. Non sono grandi fan dell'acqua rimasta nella loro ciotola tutto il giorno e riscaldata a temperatura ambiente. Quando si tira lo sciacquone, si lascia entrare dell'acqua nuova, più fredda e ricca di ossigeno. I gatti trovano anche divertente provocare un vortice nell'acqua e non resistono alla curiosità di assaggiarla dopo averlo fatto. I più intelligenti hanno persino imparato a tirare lo sciacquone, sperando di creare quell'effetto. Ai gatti piace giocare con la carta igienica perché attiva il loro istinto naturale di cacciatori. Hanno bisogno di esercitarlo e non possono resistere a qualcosa che svolazza nell'aria. Quando la carta si srotola, diventa ancora più divertente e non possono fermarsi. Ora, se questo ti dà molto fastidio, devi tenere la porta del bagno chiusa o mettere una protezione per gatti sul rotolo di carta igienica. Se inizi ad accarezzare il tuo gatto e in risposta lui fa le fusa e sbava, allora è assolutamente contento, rilassato e vuole dirti che ti ama. I gattini si strofinano sul pancino della loro mamma prima di ricevere il latte. Quando crescono, le coccole ricordano i bei tempi passati e potrebbero sbavare a causa di un riflesso condizionato. Se la bava continua a lungo e non è causata dalle coccole, il gattino potrebbe essere malato. I gatti spesso fanno cadere le cose dai tavoli e dagli scaffali per dare sfogo al loro naturale impulso di cacciatori ed esploratori. L'unico modo in cui possono esaminare un nuovo oggetto è toccandolo, scuotendolo e facendolo cadere con le zampe. Le cose che rotolano dopo essere cadute li rendono allegri. Una volta capito che il padrone non ignora mai il suono di un oggetto caduto a terra, il vostro gatto potrebbe iniziare a far cadere le cose di proposito per attirare la vostra attenzione. I gatti sono ossessionati dai gomitoli perché rappresentano un altro modo eccellente per esprimere i loro istinti più selvaggi. Quando i loro parenti selvatici inseguono una preda, sembra che ci giochino. Lo fanno finché non sentono che è abbastanza debole. I felini amano lo stretching per le stesse ragioni degli umani. Riattivano il flusso sanguigno sentendosi come nuovi. I loro antenati selvatici usavano lo stretching come segnale di avvertimento per le prede e gli altri predatori. I gatti possono stare fermi per molto tempo e allungare i muscoli è ciò di cui hanno bisogno per tornare in azione. Se un gattino si arrampica sulle tue ginocchia, inizia a impastarle e poi gira il suo posteriore direttamente sul tuo viso, sta cercando di dirti quanto ti ama. Grazie! Quando i gatti si incontrano, uno di loro tiene la coda in alto e tutti gli altri sono invitati ad avvicinarsi e strofinarsi contro. Si annusano il posteriore perché in quella zona sono presenti ghiandole odorifere che possono fornire diverse informazioni. Una volta che il tuo micio ti mostra quel punto curioso, strofinalo. Vuole condividere il suo odore con te e renderti ufficialmente parte del suo gruppo. In un mondo gestito dai gatti non esisterebbero porte chiuse. La loro naturale curiosità li fa sempre sognare di esplorare tutti gli spazi per vedere cosa ha un buon odore o cosa produce un suono così eccitante. I gatti vedono l'intera casa come il loro territorio. Quando si limita l'accesso a una parte del loro territorio, si agitano. Inoltre, immaginano che dietro una porta chiusa ci siano molti più umani disposti a giocare con loro e possibilmente più fonti di cibo. Ai felini piace saltare sui tavoli, specialmente quelli pieni di fogli su cui stai lavorando o su un libro che stai leggendo per ottenere la tua attenzione. Non vanno a scuola né hanno un lavoro, notano che per lo più sei in movimento e sfruttano questa opportunità per sorprenderti. Questo atteggiamento serve anche per marcare il territorio e reclamare il tuo. Se questo è diventato un problema, compra un albero tiragraffi e mettilo proprio accanto alla tua scrivania. In questo modo potrai accarezzare il gatto e lavorare allo stesso tempo. Chiamalo Multimicio Tasking.